guardare con occhi diversi è uno dei segreti per scoprire posti nuovi. Sono tornato dall'America, volevo salutarti prima che... Non sei tornato? Ah no. E ti faccio vedere... Vedere cosa stai facendo. Il lavoraccio. Allora, sto scrivendo il mio nuovo libro e lo faccio sull'Everest. Ad esempio, questo è il 2002 dal versante tibetano, ok? Ed ero con Mario Curnis. Tanto questa è una bella storia, quella di Mario Curnis. Io, una delle più grandi lezioni che ho avuto è stata da Mario in cima all'Everest. Adesso c'ha, Mazzarola, c'ha 77 anni quest'anno, 77 anni. E lui è venuto in cima all'Everest con me quando ne aveva 66. 30 anni prima del 2002 lui era già all'Everest. La spedizione del 73, ancora di Guido Monzino, ed era, praticamente erano tutti militari, ma l'avevano preso perché al momento allora era veramente uno dei più forti. E quindi hanno detto: se vogliamo andare in cima all'Everest, dobbiamo avere le persone chiave. Tra l'altro, sulla relazione ufficiale c'è scritto Mario Curnis, sergente maggiore. E lui non è andato in cima quella volta perché lui arrivò a 8000 metri senza ossigeno già nel 73. E la sua idea era di tentare la meta senza ossigeno. Gliel'hanno proibito di farlo. E ovviamente gli è stata qua. È un sogno talmente grande, cioè l'Everest, il punto più alto del pianeta. Credere che puoi andare in cima anche quando a 66 anni dici il conto è ancora aperto e lo voglio chiudere, è stato mostruoso. Poi io quando arrivo in cima dico: Mario, Mario, siamo in cima, bravo, E lui mi guarda. Faccio: oh Mario, ma non stai bene? Cioè, Simone, guarda là, quello è il Makalu? E faccio: sì, quello è il Makalu, sì, è vero. Vedi qua, si vede anche tutto il Tibet. Sì, è vero il Tibet, ma c'è qualcosa? Mi fa: sì, io tutto questo volevo vederlo 30 anni fa. Quindi mi ha fatto capire quanto in quel momento probabilmente qualcuno si girava nella tomba. Esatto. E lui aveva realizzato un sogno facendo una semplicissima cosa, credendoci per 30 anni. E quella è stata una lezione che io ho avuto a quasi 9000 metri da una persona di 66 anni ed è un qualcosa, cioè, che a me ha dato tanto. È una bella storia. Ebbene, sì. Vuol dire che sogni impossibili non esistono. Non esistono. Nome? Simone. Età? 45. Professione. Alpinista. Il tuo piatto preferito? La pasta col pesto. Adesso tu sei appena tornato dall'America, no? Dove che sei andato? Sono stato in Texas, a Waco, Texas. Cosa che ti piacerebbe fare? Di Everest ce ne sono sempre tantissimi in testa. È buono. Però, sì. Ma quest'estate vorrei scalare un po' in Dolomiti, cioè... Bella vista, sai? Ah sì, è vero. Le treccine. È veramente da tanti anni che mi gira per la testa questa idea e quest'estate... È bello. Tra l'altro sei su una parete simbolo delle Dolomiti. Infatti, insomma, per quello. Per me è un po' il simbolo dell'arrampicata sportiva portata alle Dolomiti. Sì. Le treccine di Lavaredo sono immaginario collettivo, è bello. Leggere o scrivere? Scrivere. Allenamento o spedizione? Allenamento. Il tuo mito sportivo? Ne ho tre. Arrampicata, Manolo. Alpinismo, Messner. Altri sport, Gianni Bugno.
Non si può solo fermare. Toh, prendo anche il vino, tienitelo qui, che vado a prendere la bottiglia. La vita dell'alpinista. La. Never stop dreaming. Peggior difetto. Permaloso. Parlare o ascoltare? Parlare. Azzardare o rinunciare? Rinunciare. A che età si smette di sognare? Mai. Panchina 1. A zoccola la panchina 1. Panchina 2. Legno Massello.